Cerimonia in ricordo di Aldo Moro a Teramo. Presso il monumento di Aldo Moro, nell'omonima piazza, è stata deposta una corona di alloro. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha ricordato la figura del grande statista per le sue doti di insegnante, di politico e morali, ad esempio delle generazioni attuali e future. Sì, un momento importante per il quartiere. Ringrazio il comitato, ringrazio tutti gli organizzatori, perché ormai questo appuntamento costituisce e costituirà, insomma, un appuntamento fisso che dimostra anche l'alto livello civile, istituzionale, insomma, di un quartiere che costituisce un quartiere di riferimento per la nostra città. E lo fa anche quest'anno ricordando la figura di Aldo Moro, una figura che in questo momento ricordare è fondamentale per il messaggio che viene dalla sua vita, la sua storia politica, di uomo politico, uomo delle istituzioni, uomo che ha comunque trasmesso alla comunità sempre, in ogni attività che ha svolto, dei valori fondamentali. Uno su tutti, il valore della centralità della persona. Ho ricordato questa mattina che all'epoca io ero un giovane dirigente della Democrazia Cristiana e abbiamo seguito passo passo, tutti i giorni, dal rapimento alla prigionia alla tragica conclusione. Una pagina di storia della nostra Italia che non potrà essere assolutamente mai dimenticata, sia per lo spessore della persona che abbiamo perso e sia per l'insegnamento che ci ha lasciato, del quale oggi facciamo tesoro tutti quanti noi, ma soprattutto le giovani generazioni. Questo pensiero e queste iniziative vanno mantenute negli anni e nel tempo, perché la nostra gioventù abbia a studiare, a sapere, ad imparare quello che è stata la storia del nostro paese, la storia di chi ha voluto veramente la democrazia, della quale oggi tutti quanti noi utilizziamo e tutti quanti noi possiamo beneficiare, solo perché qualcuno molto prima di noi l'hanno saputa interpretare, l'hanno saputa coniugare con i fatti di allora, e oggi ne stiamo ancora usufruendo con tutte le sue bellezze, con tutte le sue, i suoi lati positivi.